Buongiorno e benvenuti alla redazione del TG Med, indagini a tutto campo a Palermo sull'omicidio di Giuseppe Di Giacomo, 47 anni, ucciso ieri pomeriggio in via Eugenio Lemiro. Dalle modalità e dai trascorsi della vittima, gli investigatori non hanno ormai dubbi sulla matrice mafiosa dell'omicidio. Giuseppe Di Giacomo era stato arrestato nel 2008 nell'ambito dell'operazione Perseo, ma venne poi assolto perché le intercettazioni che lo riguardavano furono dichiarate inutilizzabili per un vizio di forma. L'omicidio di classico stampo mafioso, come dicevamo, preoccupa molto gli investigatori, tanto che sul luogo si sono recati anche i PM antimafia. Di Giacomo era fratello del boss storico del mandamento di Porta Nuova, Giovanni, condannato all'ergastolo per mafia e omicidio, considerato uomo di Pippo Calò. Giovanni Di Giacomo era stato condannato per gli omicidi di Natale Tagliavia, trovato incaprettato il 18 settembre 81, e di Filippo Ficarra, vittima della Lupara Bianca, invece nell'82. Ed era stato anche condannato per il tentativo di uccisione all'interno del carcere Ucciardone del boss Gerlando Alberti, esponente della vecchia guardia, condannato a morte dalle cosche emergenti. È un altro caso di cronaca, arriva dalla provincia di Catania. Proprio questa mattina si è consegnato ai carabinieri di Mister Bianco Luigi Consoli, accusato di aver ucciso ieri sera con 5 colpi di pistola il fratello Giuseppe, 57 anni, venditore ambulante di gelati e granite. A quanto pare tutto sarebbe scaturito da contrasti sul lavoro. Nell'agguato è rimasta ferita la cognata del killer. Ad accusarlo era stata anche la figlia della vittima, che aveva indicato lo zio come autore. L'uomo ha consegnato anche l'arma del delitto. Si tratta di una pistola calibro 7,65. La polizia sta valutando la sua posizione. A distanza di 14 anni dall'uccisione di un giovane di 22 anni, Orazio Sotti, che all'epoca era stata archiviata come ad opera di ignoti, la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Gela ha riaperto le indagini su richieste del padre delle vittime e ha imboccata la pista del movente passionale. È riuscita così a identificare e arrestare i presunti autori. L'inchiesta, denominata Cold Case, ha portato in cella due fratelli di Niscemi, Salvatore e Giuseppe Cilio, di 38 e 36 anni, entrambi pregiudicati. Orazio Sotti, detto Salvatore, venne ucciso dai due killer perché avrebbe allacciato una relazione con le ex fidanzate dei due. I due fratelli però ritenevano invece di poter vantare una sorta di arcaico diritto feudale sulle ragazze, e per questo avevano decretato la morte dell'uomo. Si era sentito male durante una partita di calcetto, ricoverato in ospedale in condizioni disperate. Salvatore Locascio, 31 anni, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. Il fatto era avvenuto in un campetto del rione di Borgo Molara. Locascio si era accasciato al suolo mentre giocava in una partitella tra amici. Dopo l'intervento degli operatori del 118, che avevano cercato di rianimarlo, il giovane era stato trasportato, ma poi è morto dopo alcune ore. Subito dopo l'approvazione del DDL sulla riforma delle province, il presidente della regione Rosario Crocetta si dice entusiasta dell'approvazione arrivata all'Assemblea regionale. Secondo Crocetta si tratta di una riforma storica, di una delle leggi più importanti dell'autonomia siciliana. Ricordiamo che il provvedimento abolisce definitivamente le province nell'isola e introduce però nuovi enti intermedi. Si tratta dei liberi consorzi dei comuni e delle città metropolitane. Crocetta per il momento non vuole parlare di rimpasto, anche se l'argomento era stato già annunciato nei giorni scorsi. Anche alla luce delle forze politiche che hanno appoggiato la riforma in aula, la questione, oltre che con gli alleati del PD e UDC, sembra inevitabile per il governatore. Dopo la segnalazione ricevuta dall'ASP sulla presenza di carica microbica nell'acqua fornita alle abitazioni del quartiere Borgo Nuovo, il sindaco Luca Orlando ha emesso un'ordinanza in cui informa i cittadini della situazione. L'AMAP ha così invitato gli utenti a non usare al momento l'acqua nel quartiere Borgo Nuovo per usi alimentari.
E questa per il momento era l'ultima notizia. Io vi ricordo tra i prossimi appuntamenti con l'informazione su TRM, quello come sempre alle 13.35 e poi sul sito internet trmweb.it. Grazie, arrivederci.